industriale, problematiche visibili ma anche invisibili? Allora, le problematiche visibili, facendo un giro, sono un po' sotto gli occhi di tutti. L'assetto delle strade, l'incuria che c'è in generale, depositi di spazzatura, un po' di tutto. Queste sono quelle visibili. Oggi abbiamo potuto anche documentare una strada assolutamente sconnessa, con dell'acqua, con un camion che sostanzialmente stava appena entrando. Infatti abbiamo trovato i vigili urbani, che è stata quasi una cosa trovata per l'occasione. D'inverno sono molto più accentuate e pericolose le strade, perché le buche non si vedono. Queste sono alcune delle cose che sono visibili da un giro, anche senza nessuna predisposizione a cercare qualcosa in particolare. Queste si vedono. Quelle che invece sono le problematiche invisibili sono i problemi legati alla gestione del territorio, perché abbiamo riscontrato che gli enti preposti alla gestione del territorio sono tantissimi. C'è il comune, c'è l'IRSAP, c'è il genio civile, c'è la provincia, sono tanti. Ciò che manca è sapere esattamente cosa questi enti devono fare e soprattutto chi è preposto a farli. Il problema è questo: non vorrei, come imprenditore o rappresentante degli imprenditori, azzardare delle ipotesi su quello che dovrebbe fare l'IRSAP. Vorrei che l'IRSAP fosse più chiara e trasparente, così pure gli altri enti preposti, perché come dicevo prima sono tanti: c'è il comune, c'è la provincia, c'è il genio civile e chissà quant'altro. Dovrebbero essere loro che, unendosi, dicano chiaramente, in maniera trasparente, a tutti gli imprenditori di cosa si deve occupare ciascuno, anziché essere noi a ipotizzare che sia l'uno o l'altro. Perché se facciamo un giro e chiediamo a ogni singolo imprenditore della zona industriale Luigi qual è l'ente che si occupa di una determinata problematica, probabilmente non lo sa, e probabilmente avrà a cuore e tirerà soprattutto l'attenzione su quello che è il problema che gli interessa di più, perché la zona industriale è vasta, mentre invece ci sono tante cose dove le competenze degli enti si incrociano. Quindi, siccome questo quadro non è chiaro, noi chiediamo proprio di partire da una trasparenza in questo senso, cioè devono essere gli enti, tutti quelli che ho nominato e chissà quant'altro magari c'è, che ci devono dire cosa devono fare, e non essere noi a tirare a indovinare o a ipotizzare che una responsabilità per un allagamento in una determinata zona sia di un ente piuttosto che di un altro, perché in questa maniera non arriveremo mai a capire di cosa si tratta. Quindi devono essere gli enti, davanti a una domanda compatta di quanti più imprenditori possibili, possibilmente tutti, a dirci cosa devono fare. E questo è il vero problema. Da lì possono partire un sacco di iniziative, perché sapendo chi deve fare cosa, lo si può anche richiamare alla propria responsabilità.